Dopo la notte bianca dell'Adriatico, dopo la notte dei saldi, altro appuntamento importante a Pescara in questa lunga estate, assessore, il 12 agosto ci sarà la notte dello shopping. Sì, un appuntamento importante, una notte, un evento dedicato interamente al commercio, con l'ausilio delle associazioni di categoria, di tutte le sigle, dei commercianti che sono parte attiva di questa bella iniziativa. Un'iniziativa che rilancia il concetto del centro commerciale naturale attraverso un'esperienza di marketing comune, una regia unica che porterà un evento a Pescara dedicato agli anni 50 e 60, dove ci aspettiamo davvero tantissime presenze. Sabato 12 saranno impegnati oltre 100 musicisti, 25 postazioni musicali, street band, in tutto quello che è il quadrilatero del commercio pescarese. È un'esperienza importante che viene dopo i grandi successi della Notte dell'Adriatico, della Notte dei Saldi, del Pescara Open Day con il concerto dei Morcibba, e la settimana successiva sarà ancora estate con l'Adriatic Dance Festival, un festival di Ferragosto dedicato alla musica elettronica e per i più giovani. Tauci, quanto sono importanti questi appuntamenti come la notte dello shopping del 12 agosto? Tantissimo, anche perché fanno parte di un quadro generale di rivitalizzazione dei centri urbani, tali per cui si può offrire la città al turista, al residente, anche come occasione di divertimento e shopping. Ci tenevamo tanto a organizzare anche un'altra serata, visto che gli altri eventi sono andati veramente bene, e ci si teneva a organizzare una serata. Insieme all'amministrazione abbiamo pensato questo stile anni 50-60, nella speranza che, se riesce bene, si può riprogrammare ogni anno e che a Pescara, insomma, arrivi tanta gente, perché è una bellissima città, quindi va rivalutata anche sotto questo punto di vista.